con un elemento che io utilizzerei al plurale. Bisogna ragionare di lotta alle povertà, non alla povertà, perché noi non abbiamo solo una povertà, non abbiamo solo un problema di reddito, adesso per dire quello che normalmente viene immediatamente percepito. Noi abbiamo un problema di povertà educativa, abbiamo un problema di povertà dal punto di vista delle politiche della casa, quindi abitativa. Quindi abbiamo una serie di situazioni per le quali abbiamo bisogno di costruire organicamente delle politiche che siano in grado di tenere in conto di tutte queste condizioni. Per cui, primo dato, il percorso, il passaggio al quale siamo, io credo che vada considerato come un passo importante per una strada che è ancora lunga e che potrà realizzarsi solo sulla base di una grande e intensa collaborazione tra un arco molto largo di soggetti. Se c'è qualcuno che pensa che questo sia un tema che si può risolvere da parte del Ministero piuttosto che da parte del Comune, da parte di un'associazione piuttosto che, credo che ognuno di noi commetta un errore gigantesco. Questo è un tema che ha bisogno di una grandissima capacità di collaborazione, di interazione. Qui c'è il Presidente Boeri, dirà, per la parte che riguarda IMSS, noi abbiamo un grande lavoro da fare su questo versante. IMSS ha fatto un lavoro importantissimo di implementazione di una piattaforma per gestire questo processo, perché noi abbiamo bisogno veramente di conoscere, gestire in maniera efficace il processo, ma anche di leggere questo fenomeno ed eventualmente di procedere ad un suo adeguamento degli strumenti, perché essendo la prima esperienza che realizziamo, noi dobbiamo essere consapevoli che può mostrare dei limiti, può avere delle sue, tra virgolette, difficoltà, e quindi col Presidente Boeri abbiamo anche convenuto di fare un reporting, quindi dare un report trimestrale su questa misura, in modo tale che tutta la comunità sia in grado di sapere che cosa sta accadendo, perché è giusto che ci sia un'informazione a tutti i nostri cittadini sugli esiti del lavoro che stiamo facendo. Insieme a questo, una cosa che io credo assolutamente rilevante, e forse lo chiedo a voi che fate informazione, di aiutarci, perché io capisco che la comunicazione si fonda, ha bisogno di elementi, come posso dire, di numeri. Quanto è l'importo, quante sono le famiglie, quanti sono le persone, quanti. Guardate che questo percorso avrà successo non tanto e non in quanto il numero delle famiglie piuttosto che l'importo, ma sarà un successo se saremo stati capaci di costruire una infrastruttura, una rete di servizi, una capacità di relazione, direi in sintesi una comunità accogliente in grado di prendere in carico queste condizioni e aiutarle a fronteggiare le proprie condizioni di fragilità, a uscire dalla propria condizione di povertà o di difficoltà. E questo è un lavoro lungo, un lavoro complesso, è un lavoro che ha bisogno di quella collaborazione che prima si diceva, ed è più difficile da raccontare, perché è più facile dire sono 200.000, sono 300.000, sono 500.000, piuttosto che dire ogni giorno dobbiamo andare a cercare una persona, sapendo che quando parliamo di povertà parliamo di fenomeni sociali complessi, molto delicati, dove abbiamo bisogno di andare a cercare le persone, abbiamo bisogno di costruire relazioni di fiducia, perché ci sono persone che hanno bisogno ma non si rivolgono alle istituzioni e a volte non si rivolgono neanche alle organizzazioni sociali, a quegli strumenti che sono più vicini al territorio. Abbiamo bisogno di un lavoro molto, ma molto raffinato, molto delicato, molto qualificato, molto professionalizzato. Abbiamo bisogno di figure professionali in grado di aiutarci a fare bene questo lavoro. È un percorso che non può essere breve, è un percorso che si deve strutturare, deve diventare un modo d'essere della comunità e della società. E se questo pensiamo di sintetizzarlo con 100.000, 50.000, 30.000, non leggiamo quello che accade, perché uno è uno, ma uno
bisogna andarlo a trovare, bisogna andarlo a cercare, bisogna costruire un sistema di relazioni, bisogna alzare il tasso di fiducia, è qualcosa di molto più articolato e complesso di quello che noi immaginiamo. Quindi abbiamo bisogno di lavorare a alzare il tasso di attenzione, disponibilità, impegno, coerenza da questo punto di vista, ma appunto con questo spirito. Da questo punto di vista, oggi siamo qui a Milano, facciamo questa presentazione, il dottor Tangorra ha già detto le risorse che strutturalmente destineremo alla implementazione dei servizi, ma anche alle politiche di attivazione, perché dire ho bisogno di un servizio efficace, il centro per l'impiego piuttosto che il segretariato sociale, va bene, ma poi se voglio fare in modo che quella famiglia, quel nucleo familiare esca da quella condizione, se ho da una parte un sostegno al reddito, poi ho dall'altra parte un buon servizio, poi ho bisogno anche di risorse per le politiche di attivazione. Se voglio aiutare una persona a formarsi, ho bisogno di strumenti che l'aiutano a formarsi. Se ho bisogno di una persona che trovi un posto di lavoro e ha bisogno di una, posso dire, un sostegno ad entrare nel mondo del lavoro per fare un'esperienza, ho bisogno di risorse perché si possa fare. Quindi non abbiamo solo il tema realizzazione dell'infrastruttura da un lato e sostegno al reddito dall'altro, abbiamo anche le politiche di attivazione, quindi dobbiamo far coagire tutti questi strumenti. Noi abbiamo considerato questo come uno dei punti di snodo delle nostre politiche sul versante sociale, che riguarda molte altre cose. Devo dire che abbiamo voluto mettere anche una pietra importante sulla, diciamo così, per cominciare a costruire quella che abbiamo definito la rete nazionale per l'inclusione e la protezione sociale. L'INPS è pronto a dare il suo contributo a questo progetto, lo diceva prima il Ministro, c'è bisogno di tante forze per contrastare la povertà e l'INPS sicuramente vuole dare un proprio contributo come amministrazione dello Stato che riesce a dialogare, a lavorare con i comuni. Lo vuole fare rafforzando la propria presenza capillare sul territorio, perché è davvero fondamentale che diversi aspetti che sono coinvolti da questa misura ci sia una maggiore presenza sul territorio. Il problema è raggiungere le persone che hanno bisogno. In molti paesi faticano a superare una percentuale del detto take-up, di raggiungimento dei beneficiari del 40-50%. Noi vogliamo cercare di raggiungere davvero il maggior numero di persone che ne hanno bisogno e per farlo c'è bisogno di essere presenti sul territorio. È significativo che questo evento abbia luogo a Milano, dove abbiamo avviato in rapporto con il Comune, in collaborazione col Comune, un lavoro per rafforzare la presenza di INPS sul territorio. A giorni partirà la sperimentazione dell'apertura di un centro INPS presso il municipio di Quartogiaro, che è una realtà in cui anche i problemi del disagio sociale sono particolarmente marcati e noi vogliamo essere presenti in tutti i municipi di Milano. Per quanto riguarda le attività di attuazione della misura che l'INPS ha preso in carico, come sapete venerdì è stata pubblicata la circolare attuativa del decreto di settembre dopo un confronto con il Ministero del Lavoro. Abbiamo attivato tutte le procedure informatiche di trasmissione delle domande, quindi saremo pronti dal 1° di dicembre a raccogliere le domande. Abbiamo fornito da tempo le specifiche tecniche per la trasmissione delle domande ai comuni e alle regioni. Abbiamo attuato un'analisi amministrativa e per la predisposizione di tutte le attività di istruttoria e per le domande, direi anche queste in collaborazione con i comuni. Come sapete le prime erogazioni sono programmate per il gennaio del 2018. Abbiamo lavorato a stretto contatto con quelle regioni che hanno già introdotto delle misure di contrasto alla povertà, per dire il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e la Puglia, per proprio cercare di integrare la nuova misura con queste misure che sono già state introdotte all'interno. Noi abbiamo bisogno di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio per meglio svolgere questa funzione
E quindi noi abbiamo chiesto al governo e al Parlamento di darci la possibilità di poter utilizzare i risparmi che noi stiamo ottenendo nelle spese di funzionamento. Stiamo attivando una serie di misure di efficientamento, perché noi siamo convinti che la lotta e il contrasto alla povertà sia nel DNA dell'istituto, che dovrebbe probabilmente richiamarsi non più soltanto Istituto Nazionale di Previdenza, ma Protezione Sociale, e quindi vogliamo destinare prioritariamente, stiamo adottando al nostro interno molte misure per ottenere dei risparmi, e vorremmo avere la possibilità di poter destinare questi risparmi a rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio.